Rhys Gaines, Taekwondin, Eric Daniels, Antonio Porta, loro purtroppo hanno appeso le scarpette al chiodo già da qualche stagione. Gli eroi della leggendaria rimonta Cantù del dicembre 2006 li possiamo ritrovare solo su YouTube. 20 punti in 2 minuti, cose da pazzi, peccato che non si possa vivere di ricordi. Ieri sera a Cantù, o ad Esio, a una manciata di chilometri dalla Pianella, a fine terzo quarto Cantù vinceva di 30 punti, 77-47. Biella non aveva bisogno di qualche eroe, ma di un plotone intero. Purtroppo, coach Zanchi ha a disposizione solo qualche ragazzo volenteroso. Alla sirena finale il parziale si è addolcito sul 95-72. Centello evitato più per un ovvio rilassamento di Cantù che per meriti biellesi, ma di fatto la superiorità brianzola è sempre stata evidente. Per di più, Kenny Esbrook non è nemmeno sceso in campo. Gli acciacchi di Piacenza si rivelano più seri del previsto e il 35enne americano rimane seduto tutto il tempo. Probabilmente lo staff tecnico ha preferito preservarlo per la partita di mercoledì in casa contro Trapani, dove Biella ha qualche chance in più di poter vincere. Nei primi tre quarti, gli unici che facciano veramente testo, Cantù ha sempre segnato almeno 25 punti, una percentuale offensiva mostruosa, frutto di talento e idee, non solo di percentuali fortunate. Biella è rimasta in coda nei primi 10 minuti, poi ha dovuto comprensibilmente salutare. Il 27-9 al rientro dagli spogliatoi rende l'idea del divario. Il cuore biellese di Gianmarco Bertetti viene fuori, 24 punti con 4 su 7 dalla lunga distanza. Partita di responsabilità per Steven Davis, pessimo nelle ultime uscite, che mette 19 punti con ottime percentuali, ma anche 4 palle perse. Le stesse di Bianchi e una in meno di Morgillo, ben lontani, spiace dirlo, dalla sufficienza. Saranno 20 complessive alla sirena finale. Prestazione incoraggiante di Vincini, per lui tanti minuti. Cantù è troppa roba, 25 di Allen con 5 su 8 da 3, 14 Stefanelli, 13 Bryant, da Ross non c'entra niente con la 2, 8 punti, 9 assist, qualità e intelligenza superiori. Statistica curiosa, entrambe le squadre hanno tirato con la stessa altissima percentuale dalla lunga, 48%, una tripla su 2 è entrata nella gara del Paladesio. Coach Zanchi, in sala stampa, non dice nulla di nuovo. Non ho molto da dire ai miei ragazzi, sono due squadre che giocano un campionato diverso, hanno una profondità diversa e un'esperienza diversa. Devo dire bravi perché hanno lottato, fatto tanti errori, ma errori del fare, del provare a giocare. Sicuramente complimenti a Cantù, che ha giocato da squadra forte, che da alti livelli, ma visto che è la terza partita in trasferta che giochiamo, mi sembra sia la sesta o la settima in neanche 20 giorni, 18 giorni, con un gruppo del genere, cioè così giovane che deve allenarsi e non riesce ad allenarsi perché deve giocare sempre, è chiaro che lo paga. Se poi veniamo a giocare senza il nostro faro, che è Kenny Esbrook, è chiaro che anche meno. Però obiettivamente poco da dire. La cosa che mi piace meno sono le 20 palle perse. E venire a Cantù e far 20 palle perse obiettivamente sono troppe. Però la pressione è stata tale e tanta che molti di loro, anche fisicamente, non sono abituati. Ci sono tante partite ancora, ma in campo, nonostante il divario, perché se noi giochiamo una partita alla settimana e c'è tempo di prepararla, possiamo giocare come quella che abbiamo giocato in casa. Se noi giochiamo ogni 3 giorni, emergono i limiti. C'è la stanchezza, i dolori muscolari, ragazzi che non riescono a trovare la linea di gioco. Dobbiamo resistere questa settimana, dove abbiamo 2 partite in casa finalmente, e da lì passerà tanto, anche se obiettivamente noi dobbiamo stare in salute e prepararci anche per la seconda fase.